Benvenuti a tutti ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, io sono Angelo Nero 83 e oggi sono qui per parlare di un argomento che sicuramente interesserà molti di voi, ossia la PlayStation 5. Bentornati ragazzi sul canale, come vi dicevo poco prima della sigla, oggi sono appunto qui per parlarvi della PlayStation 5. Nonostante la PlayStation 4 sia uscita soltanto da 2 anni, è già da un po' di tempo che si fanno ipotesi, si cerca di immaginare come potrebbe essere, cosa soprattutto potrebbe offrire la PlayStation 5. Ragazzi, la Sony ha ufficialmente dichiarato, dichiarazioni tra l'altro secondo me di facciata, che lo sviluppo della nuova console avverrà solamente quando gli sviluppatori di videogiochi riterranno che la PlayStation 4 sia ormai una console obsoleta. Quindi io direi il giorno dopo l'uscita. Eh sì, ragazzi, perché nonostante fino ad oggi siano usciti Ah no, ragazzi, scusate, è vero. Fino ad oggi i giochi next gen non ne sono usciti proprio. È vero, ragazzi. Eccezione fatta magari per The Order 1886, che sì, ok, ha una grafica next gen. Bello graficamente, ragazzi, ma un gioco non può essere basato solo sulla grafica. Quindi, oltre a una bellissima grafica, deve essere accompagnato anche da un comparto tecnico, un comparto sonoro, un gameplay e una longevità tale da definire un gioco totalmente next gen. E ad oggi, sinceramente, ragazzi, giochi next gen io non ne ho visti, ma veramente non ce ne sono, secondo me. Quindi a questo punto sorge spontanea la domanda di dire: ma è necessaria l'uscita di una PlayStation 5 visto che la PlayStation 4 non è ancora stata sfruttata? Ragazzi, sì, comunque è necessario lo sviluppo e l'uscita di una PlayStation 5 perché le nuove tecnologie che vengono prodotte non sono appunto supportate dalla PlayStation 4 e quindi la Sony dovrà necessariamente produrre una PlayStation 5. Ora, ragazzi, vi voglio porre 5 domande che sicuramente molti di voi si sono già posti o se per caso non le siete ancora poste, ora ve le potete porre insieme a me. Allora, la prima domanda è questa. La PlayStation 5 sarà in formato fisico o digitale? E i giochi? Allora, qualche mese fa, voci di corridoio avevano detto che c'era la concreta possibilità che la PlayStation 5 fosse totalmente fatta in digitale e quindi basata su un sistema di cloud. Poche ore dopo questa notizia si è scatenata una vera e propria rivoluzione sul web, sui forum principali, di moltissimi utenti che appunto non vogliono l'introduzione di una console virtuale, ma che sono molto attaccati, molto legati alla console in formato fisico. Questo, ragazzi, vale anche per i giochi, anche perché se l'edizione standard di un gioco si può anche produrre in forma digitale, tra l'altro abbassando i prezzi, perché i prezzi ad oggi del digitale sono addirittura più alti molte volte di quelli in copia fisica, ma questo è un altro discorso. Io vorrei chiedere come si potrebbe sostituire in digitale scusatemi, la Special o la Limited Edition che una persona compra per le statuine o per i gadget che vengono contenuti all'interno. Quindi, come si può pensare di produrre un gioco totalmente in digitale se poi vengono meno queste edizioni speciali? Quindi, vi posso dire in definitiva che al 99,9% la PlayStation 5 sarà una console in formato fisico. Anche perché in Italia, visto le linee obsolete del dopoguerra che abbiamo, con velocità veramente pietose sia in upload che in download, pensare a una console totalmente in digitale viene da ridere, per non dire da piangere. La seconda domanda che vi vado a porre, che sicuramente molti di voi ci avranno già pensato, è questa: quando uscirà la PlayStation 5? Allora, ragazzi, la PlayStation 5, vedendo la linea temporale che è passata dalla PlayStation 3 uscita l'11 novembre del 2006 all'uscita della PlayStation 4 avvenuta il 15 novembre del 2013, quindi con un lasso di tempo di 7 anni, dovrebbe uscire esattamente nel 2020. Shish.
anche se alcuni insiders molto vicini a Sony hanno invece dichiarato che la PlayStation 5 vedrà la luce già nel 2019, quindi con un lasso temporale di soli 6 anni. Quindi ragazzi, comunque la PlayStation 5 uscirà tra il 2019 e il 2020. Un'altra domanda che vi vado a porre e che sicuramente suscita molto interesse è questa: quanto costerà la PlayStation 5? Allora ragazzi, dirvi da oggi quanto costerà la PlayStation 5 ovviamente in via ufficiale non è possibile, però si può ipotizzare il costo facendo un piccolo ragionamento, che è questo: la PlayStation 3 è stata la console più costosa di sempre, con i suoi 599 euro in su, perché all'epoca montava appunto il Blu-ray. E quindi se la Sony ebbe un vero e proprio flop in quel tempo e l'Xbox 360 invece ebbe successo, con l'uscita della PlayStation 4 la Sony ha abbassato il costo a 399 euro, memoria dei propri errori, e ha ascoltato soprattutto i feedback rilasciati dagli utenti, e infatti la PlayStation 4 è stata una console di grande successo. Quindi è facile ipotizzare che la PlayStation 5 costerà 399 euro e quindi la Sony manterrà la stessa politica già adottata con la PlayStation 4. L'unica variabile potrebbe essere apportata dall'introduzione dell'Ultra HD, che è la risoluzione che viene subito dopo il 4K. Bisogna vedere se nel 2019-2020 l'Ultra HD sarà già una tecnologia, una risoluzione affermata sul mercato, oppure se sarà all'inizio, e quindi potrebbe far oscillare il prezzo che in maniera un po' più elevata dei 399 euro. Oppure la Sony potrebbe comunque decidere di bloccare il prezzo e recuperare poi l'investimento, l'iniziale perdita, con la vendita e con la quantità di console vendute nel corso del tempo. Staremo a vedere. Comunque di base la console dovrebbe costare 399 euro. La quarta e penultima domanda che vi vado a porre è questa: quali novità introdurrà la PlayStation 5? Allora ragazzi, dirvi da oggi quali novità introdurrà la PlayStation 5 è impossibile, nessuno ve lo potrebbe dire, perché comunque ci sono magari tecnologie in via di sviluppo o che verranno sviluppate nei prossimi anni. Quello che sicuramente vedremo sulla PlayStation 5 è il potenziamento dello streaming. Infatti non è un mistero che si sta puntando a far portare lo streaming in risoluzione 4K, quindi le piattaforme come Twitch o come YouTube Gaming permetteranno di streamare appunto in risoluzione 4K. Inoltre verrà data molta più importanza, molta più rilevanza alle feature come PlayStation Now e Spotify. L'ultima domanda che vi vado a porre è questa: la PlayStation 5 sarà compatibile con il VRX Project Morpheus? Ragazzi, lo so che è una domanda banale e la risposta è altrettanto banale, ossia sì, cioè certo che sì. Ormai ragazzi, la realtà virtuale è alle porte. Nel 2016 uscirà il VR, inizialmente non monterà giochi come Fallout, GTA eccetera eccetera, verranno creati giochi appositi, la longevità non sarà sicuramente un punto di forza di questi giochi, almeno inizialmente, ma fino al 2019-2020 la totalità o quasi la totalità di tutti i videogiochi supporteranno la virtual reality. Quindi non è difficile pensare che la PlayStation 5 verrà venduta in bundle con il VR, come avviene già oggi per Xbox One e il Kinect. Detto questo ragazzi, io per il futuro ho due ipotesi che secondo me potrebbero avvenire. La prima è questa: avremo un futuro con console totalmente in cloud, senza più aggiornamenti, senza più patch da dover scaricare, in quanto appunto verrà aggiornata in maniera istantanea tramite cloud. Invece la seconda ipotesi è questa, ossia che le console diventeranno alla pari dei PC modificabili, quindi nei negozi troveremo anche RAM, schede video, schede grafiche per la PlayStation 5 / PlayStation 6, anche se a questo punto non ci sarebbe più differenza con un PC. Magari i costi dei pezzi hardware della console saranno inferiori rispetto a quello di un PC, non lo so, sono solo ipotesi, però questo è quello che io immagino per il futuro. Certo ragazzi, qualsiasi cosa succede nel futuro per noi videogiocatori sicuramente saranno novità molto belle. È una cosa è certa, ossia che la passione per i videogiochi non ci passerà né ora e né mai. Dico bene? Ok ragazzi, io con questo ho concluso il video, spero che vi sia piaciuto, quindi se è così lasciate un like, commentatemi, ditemi la vostra, quindi cosa ne pensate, se avete degli appunti da fare, se avete altre notizie che io non ho detto nel video, se siete in disaccordo con me su qualcosa fatemelo sapere, perché è molto importante la vostra opinione, che poi
è l'opinione di gamers, quindi è l'opinione principale. Condividete il video, fatelo conoscere anche ai vostri amici, così appunto possono venire a conoscenza di queste notizie sulla PlayStation 5. Sotto, come sempre, trovate i miei contatti, trovate il mio ID, PSN e Xbox Live se volete aggiungermi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi subito al canale. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!